La forza con cui Cremona mi aveva colpito, accogliendomi come uno straniero, quasi come un orfano, esponendo davanti ai miei occhi incapaci di giudizio le sue superfici di pietra, l'antico affaccendarsi umano del centro, le zone erbose della periferia fluviale, si era attutita contro quella mia remissività, cresciuta all'interno, con la nuova forza che in me aveva preso mia madre. Leggerezza, dedizione, miste a una serietà che era addirittura intransigenza. Si usciva di casa all'angolo di via 11 febbraio e lasciate a destra le strade, così crudamente cremonesi, che percorrevamo ogni giorno per andare al ginnasio, ci si spingeva lungo i bianchiastri sonori selciati in direzione del Teatro Ponchielli, dove la città si faceva più vuota e quasi sconosciuta. Così giungevamo alla impolverata piazza dimessa come quelle delle fiere paesane, dove cominciava il viale del Po, le ultime chiazze di neve tra le rotaie del tram che solitario si dirigeva sotto le file nude dei castagni verso il capolinea del fiume, sopravvivevano rigide lo splendore che le distruggeva, ai biancori che laccava il sereno. Questo è un pezzo di Operetta Marina, tratto da Romance di Pierpaolo Pasolini. Diciamo che è successo per caso, la prima volta nel 2006, quando mi chiesero di leggere proprio questa cosa qua, quando deposero la targa. Poi Liviero Bea, giornalista, dopo 3 anni circa, mi chiamò e mi chiese se volevo fare la regia di uno spettacolo dedicato a Pasolini. Si intitolava Volevo essere Pasolini. Poi Pasolini è ritornato ancora quando ho fatto il mio ultimo spettacolo, quello dedicato alla Banda della Magliana, dove sempre Oliviero Bea intervista Mancini, un ex boss della Banda della Magliana, e lì, tra l'altro lui, il suo soprannome è Accattone, proprio ispirandosi al film di Pasolini, e lui racconta come fu ucciso davvero Pasolini. Un'altra cosa che mi è successa è che qualche anno fa avevo messo in scena la Medea di Euripide e il direttore artistico di Aquileia mi chiese di fare questa Medea al tramonto sulla laguna dove Pasolini aveva girato alcune scene della sua Medea. Siccome a me piace comandare, non mi piace ascoltare gli ordini altrui, ho deciso di fare il regista un po' di anni fa, era più comodo e devo dire che è una cosa che comunque mi ha dato grandi soddisfazioni, forse più che se avessi fatto la carriera d'attore. Gli attori sono tanti, registi un po' meno, forse per quello. E per quanto riguarda il teatro, un po' di anni prima quella che allora era la mia fidanzata mi disse: mi iscrivo a un corso di teatro, iscriviti anche tu. Avrei voluto rimanere a casa volentieri, insomma, farmi gli affari miei, ma mi ha costretto. L'ho fatto per 2 anni qui al Filo con Benzoni e Ornella Righelli. Ero convinto di non essere molto portato per questa cosa. Poi nello spettacolo finale mi hanno dato il parte da protagonista, ci ho creduto. Io all'epoca lavoravo in banca. Fino a 4 anni fa il mio lavoro era a Roma, essenzialmente. Milano poco, perché Milano c'è poco teatro, diciamo il teatro è quello che va in tournée, quello che fa guadagnare. Ci sono poche compagnie abbastanza chiuse. Ma fino a 4 anni fa, diciamo che 8 mesi all'anno, per la gioia di mia moglie, non ero mai a casa. Ero quasi sempre a Roma, ho girato un po' tutta Italia, dove mi chiamavano andavo. 4 anni fa ho deciso di rallentare un po' le cose. Poi comunque a Cremona c'era la famiglia. Ultimamente sto insegnando anche public speaking, ed è una cosa che mi dà molta soddisfazione, perché ho insegnato commercialisti, avvocati, il direttore di un giornale a Crema, professionisti, e questi mi dicono, ogni lezione mi dicono: mi è servito molto quello che mi ha insegnato. Siccome il problema del mio lavoro è che pare che non serva a nulla il teatro, che potremmo campare benissimo anche senza teatro, no? Diciamo la verità, però in questo caso avere un riscontro, il mio incontro divino, ne ho avuti diversi. Quello che mi ha cambiato di più la vita è stato quello con mia moglie. Detto da me, non è un luogo comune, ve lo posso assicurare. Poi l'altro incontro divino, se proprio vogliamo dirlo, per quanto riguarda il lavoro, fu una sera, tanti anni fa, mi avevano invitato al Festival di Sarsina. Allora ero ancora veramente sconosciuto. Ho preparato uno spettacolo con dei ragazzotti, con pochi mezzi. Era un festival già importante, c'erano 1200 persone che ci aspettavano. Siamo arrivati con 4 stracci e 3 luci. Il direttore artistico di allora non voleva neanche quasi pagarci, di cosa fate, tutta questa gente, c'era Michele Placido, Pamela Villoresi prima di noi, grandi attori. Abbiamo fatto 1 ora e 3 quarti di spettacolo straordinario, la gente ha applaudito moltissime volte e dopodiché, proprio per questo grande successo, una serata magica questa, mi diedero la direzione artistica di Sarsina e lì poi è cominciato tutto. Ma perché gli attori ho detto: ragazzi, fate bene, perché se fate male non ci pagano e stasera non si mangia. Non è così tutto bello, insomma, il nostro lavoro, anzi. Però è opportuno che ci sia qualcuno che ti dica la verità, che ti dica se hai il talento per poter fare questo lavoro, questo è importante,
ma soprattutto quindi farsi e crearsi una piccola preparazione. Magari spendete 2 euro in più, non guardate la simpatia o l'antipatia e la vicinanza a casa, ma se questo, volete fare questo lavoro, affidatevi a un professionista, non necessariamente a me, ma d'altra parte ce ne sono anche nei dintorni, forse sono in pochi, insomma. Fatevi delle basi solide e poi comunque ancora, se potete, fate il notaio, ma non fate questo lavoro. Sì, adoro questo rilego, mi piace moltissimo. Ho la casa piena di Lego, mia moglie non ne può più. Io li costruisco di giorno, lei di notte le disfa come Penelope, non so più dove mettere Lego. Anzi, volentieri, se dovessero offrirmi un posto alla Lego, io lascio la mia carriera, direttore, tutto, e vado a lavorare alla Lego. È una cosa meravigliosa, anche una cosa bellissima, una grande soddisfazione. Ho ricostruito dei pezzi introvabili. Spero anche di essere invitato alla mostra che fanno tutti gli anni. Sì, sarebbe quasi, quasi come vincere l'Oscar, sarebbe per me, una cosa che mi piace molto. Sì, sì, vorrei fare l'astrofisico. È una cosa che mi appassiona moltissimo, l'universo, la fisica quantistica. Se rinasco faccio quello. Astronauta ormai sono troppo. Ho sognato spesso di andare, di camminare sulla Luna, mi piacerebbe moltissimo. Però nella prossima vita penso che farò quello, astrofisico, voglio capire meglio come funziona l'universo, il molto grande e il molto piccolo, anche perché quando ho scoperto la fisica quantistica questa cosa mi ha cambiato la vita. Quindi bene, alla salute, grazie, buona serata.